Beppe Grillo, ma ti pare giusto quello che stai facendo? Noi stiamo arrabbiati con te. Perché vuoi far dimettere Rosa? Facci capire. Alle prossime elezioni lei la voterà il Movimento 5 Stelle? No! Tu sei il Movimento, Rosa! Sono Grillo e Casaleggio! Non ti dimettere! Tu sei il Movimento, Rosa! Sono Grillo e Casaleggio! Non decidono! Tu sei il Movimento, non Roberto Fico, non ci Rosa, tu sei il Movimento! O Roberto Fico! O Casaleggio! O Luigi Di Maio! È di pochi minuti fa il post di Di Maio che chiede con forza le dimissioni del sindaco. Come consigliere pentastellato, come ha preso questa notizia? Male. Come potevo prenderla male? Anche perché da quello che ho capito non c'è una giustificazione. Grillo sta dove sta e non ce ne importa. La politica locale, la venisse a fare Grillo, venisse lui qua. Grillo, prima di fare lezioni di morale, ascoltasse noi. Consultazione online di tutti gli iscritti, non può decidere una persona per tutti. Assolutamente, non è giusto. Grillo e Di Maio hanno chiesto al sindaco di dimettersi. Dimettersi, Non saprei, non ho idea, però mi sembrerebbe un cedimento, non so, un diktat, un diritto di veto esercitato dal PD, non lo so, perché se Grillo cede ora, cederà sempre. Vertici del partito, qui a Quarto non si è visto nessuno, né del direttorio né tantomeno Grillo e Casaleggio. Ma come si sentono i cittadini? A me dispiace perché chi esce sconfitta siamo sempre noi. Abbandonata dal Movimento 5 Stelle perché secondo me lo sapevano e come ha detto il sindaco è inutile tenere le mani pulite e poi tenerle in tasca. Bisogna fare un po' di pulizia nei partiti, fin quando ci fa comodo quei voti dei camorristi gli sta bene. Di Beppe Grillo appare un comunicato con cui si chiedono le mie dimissioni, ufficialmente perché sono accusata di omessa denuncia. Da chi? Dalla magistratura? No, ovviamente. Dal movimento, anzi dal direttorio. Omessa denuncia di una situazione di cui lo stesso direttorio era a conoscenza. Fico e Di Maio erano stati messi al corrente del plico, ma sono stati messi al corrente insieme ai carabinieri. Il sindaco di Quarto informai delle pressioni i vertici dei 5 Stelle e accusa sono scappati davanti alla camorra. Quarto, è evidente che il Movimento 5 Stelle di fronte alla minaccia della camorra abbandona il campo, fugge, lasciando i cittadini di Quarto da soli. Mi sono sentita abbandonata dal Movimento 5 Stelle, ma io credo che tutti i cittadini di Quarto si siano sentiti abbandonati. Non è semplice quello che stiamo affrontando adesso sul territorio con il clamore mediatico e ad avere il Movimento accanto ci avrebbe consentito di continuare a portare avanti questa amministrazione. È una sconfitta politica per il Movimento ed è una vittoria della camorra sul territorio, entrambi.